Esce fumo dalla marmitta della tua macchina. Bene, puoi individuare le cause da questi tre colori. Il nero è incombusto, quindi che sia benzina o che sia gasolio, in quel momento il motore sta bruciando male. Quindi ci sono dei residui, come in questo caso, qui un po' eccessivo, motore gasolio, ti sei magari tagliato un tubo, perdi pressione del turbo e dalla marmitta vedi uscire molto più fumo rispetto al normale. Oppure hai gli iniettori che bruciano male, le candelette bruciate, la mattina fa fatica a partire, vedi il fumo nero. Il benzina uguale, se hai una o purtroppo due su un motore 4 cilindri è tanta roba, ma su 4 candele due sono bruciate, non va bene, quando acceleri tanto vedi del fumo nerastro, perché è proprio incombusto, quindi che sia benzina o che sia diesel, quando è nero è incombusto, quindi dalla marmitta il motore non sta bruciando totalmente tutto quello che gli viene iniettato. Quando vedi del colore azzurro, azzurrognolo, hai delle tracce d'olio all'interno della marmitta o del motore o all'interno, come ti dicevo, della turbina, butta fuori dalla parte dello scarico dell'olio, va fino alla marmitta che è molto caldo, brucia, questo butta fuori un colore azzurro. Oppure rilasci l'acceleratore, sei in discesa, rilasci l'acceleratore, nel momento in cui rilasci l'acceleratore il motore va in depressione, aspira un pochino d'olio, magari dal raschiaolio, magari dalle guide valvole e così via, queste goccioline d'olio finiscono poi e automaticamente vedrai del fumo azzurro più o meno intenso a seconda di quanto percentuale di olio sta entrando nella camera di scoppio o all'interno della marmitta. Il fumo bianco in realtà potrebbe essere del normale condensa. Ti è mai capitato la mattina a freddo nel periodo invernale che accendi la macchina e vedi del fumo bianco? Oppure la macchina tende a scaldarsi, la marmitta è tutta bella calda, questa differenza termica non c'è più, non ci sarà più la condensa e diciamo nell'arco di 3, 4, 5 minuti dalla marmitta non vedrai più uscire del fumo. Al contrario invece se questa cosa persiste ed è un pochino più corposo, cioè non è solo condensa che poi la vedi uscire e tende a sparire, ok? Ma la vedi un pochino più corposa e più persistente, allora in quel caso stai consumando dell'acqua che potrebbe anche essere leggermente azzurrognolo perché nel paraflu c'è sempre un pochino di traccia di materiale oleoso. Quindi potresti avere un colore bianco tendente azzurro, potresti avere la guarnizione della testa bruciata o della trafilazione di acqua all'interno della camera di scoppio. Come sempre è tutto, spero di averti aiutato anche con questo nuovo video. Ti ringrazio come sempre se metti un like alla pagina e condividi. Ciao da Emanuele Sabatino, al prossimo video!